Undicesimo notiziario di informazione, benvenuti sul nostro canale Twins News, edizione del 25 giugno 2014. Apriamo come di consueto con il basket. Grande soddisfazione, ma soprattutto risultato storico, quello ottenuto dal Gap di Macerata, che nel torneo nazionale svoltosi a Carpi, in provincia di Modena, domenica 22 giugno si è piazzato al secondo posto, sconfitto solo in finale dal pluriblasonato Forlì con il punteggio di 24-15. La squadra maceratese, composta da Filo, Mencucci, Sebastiani Gianluca, Sebastiani Alessandro, Fuselli, Galassi, Santilli Capitano, Cingolani, Pagano Polverigiani, Menichelli, e guidata dal coach Forcone e dal suo vice Ardone, seguita inoltre dallo scorer Velegnoni, medico del Balzo e massaggiatore Calamante, ha sconfitto nell'ordine Verona, Venezia, Modena e infine Ascoli, piazzandosi così al primo posto del proprio girone, per poi disputare la semifinale contro Livorno, battuto con il punteggio di 17-18 negli ultimi secondi. Passiamo alla Janius Fabriano, che milita nella categoria C regionale, che per la stagione 2014 e 2015 ha ingaggiato il pivot fabianese Valerio Paoletti ed ha inoltre annunciato anche l'arrivo di Cristian Rapanotti, quale assistente coach da affiancare a Luciano Balzonetti nella guida tecnica della prima squadra. Per quanto riguarda la categoria DNB, la società Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio conferma di nuovo per la prossima stagione 2014-2015 quale allenatore Marco Schiavi. Per coach Schiavi sarà la quinta esperienza sulla panchina bianco-azzurra, con l'obiettivo di confermare quanto di buono ha fatto fino ad ora. La società esprime massima soddisfazione nell'avvalersi delle prestazioni di un tecnico di indubbie capacità, ma anche persona speciale dalle qualità umane indiscutibili. Passiamo ora alle bocce. Villa Potenza, grande successo del Porto Potentino Gianluigi Giampaoli, che nella categoria CD si è aggiudicato il primo posto del trofeo PCG, superando in finale con il punteggio di 10-8 il recanatese Pierino Spalletti. Luca Minconi mette la firma sulla categoria allievi dell'undicesimo trofeo Città di Tolentino, mentre nella categoria esordienti si impone il pinetese Cristian Martella. Per concludere, vi mettiamo al corrente di quelli che sono gli eventi nella provincia maceratese. Dal 25 al 29 giugno, Festival del Folklore presso l'Arena Florida di Porto Potenza. Domenica 29 giugno alle ore 10:30 presso la piazza della stazione di Porto Potenza, raduno moto d'epoca con ristoro. Lunedì 30 giugno dalle ore 18 alle ore 24 manifestazioni fieristiche con mercatino artigianato artistico, che si svolgerà in via Trieste e lato nord di piazza Duet di Porto Potenza. San Severino, dal 25 marzo al 31 agosto 2014, una mostra di pittori rinascimentali nella quale sono esposte circa 60 opere del Rinascimento umbro marchigiano. Le vostre notizie sul nostro TG Twins inviatele in email a twinsseba@alice.it. No politica, no cronaca nera. Per altre informazioni potete contattarci al numero 339-7253-791. Grazie a tutti per averci seguito.